Oggi 8 marzo è la festa della donna, ci sono stati 12 femminicidi nel 2005, ma ci sono anche quelle che vanno avanti e c'è anche una curiosità, le toscane sarebbero più studiose rispetto agli uomini. Scusami, cosa farai per l'8 marzo? L'8 marzo sarebbe il mio giorno di straordinario, però non posso farlo perché non ho tempo. Vado a casa, prendo i bambini e lo porto uno a calcio e uno a ginnastica. Luci ed ombre, tratti di strada già percorsi, altri ancora da affrontare, spesso in un cammino, irto di ostacoli. È la fotografia delle donne in Toscana, donne violentate nel chiuso delle mura domestiche, 12 femminicidi infatti nel 2015, 77 decessi per mano anche di un familiare dal 2006 al 2014. 12 femminicidi in un anno non è un dato da non tenere in considerazione, anche se è molto minore rispetto a quella che è la media nazionale. Ci sono altre ombre che sono dovute alla crisi economica e all'impatto che questa crisi ha avuto sul mondo del lavoro, e quindi sicuramente le donne sono quelle più colpite dalla crisi e quindi sono quelle che maggiormente hanno avuto accesso alla cassa integrazione. Donne al lavoro tra le prime vittime della crisi, ma anche coloro, ed ecco le notizie positive, che si fanno strada a scuola, in politica o mettendo su una propria impresa. Le donne studiano di più, quindi nella media delle donne con laurea e dottorato siamo in Toscana al 20%, quindi mentre i maschi sono fermi al 15%, quindi ci avviciniamo maggiormente ad una media europea. Infine la politica. In Toscana un sindaco ogni 5 è donna nei comuni sotto i 15.000 abitanti, ma uno su 8 invece in quelli più grandi. I vice sindaco sono il 44%. Molti vice sindaco, ci vorrà naturalmente del tempo, anche le quote rosa, diciamo, si sta arrivando a una parità anche in questo caso, faticosamente, però speriamo di poter riuscire. Buon 8 marzo a tutti.